Ragazzi, siamo tra di noi, lo sappiamo un po' tutti che questo MacBook Pro M2 è un prodotto inutile, che non andava presentato, eppure io, prima di parlarne, ho preferito provarlo lo stesso, perché è sempre meglio testare e toccare con mano prima di esprimere un giudizio. E questa prova non solo ha confermato il mio giudizio negativo, ma l'ho anche peggiorato, e dopo tutte le lodi che io stesso ho tessuto ad Apple, credo sia arrivato il momento di dire basta. Il MacBook Pro M2 è semplicemente inaccettabile nel 2022. Posso comprendere chi trova ancora attraente questo design, ma dal punto di vista tecnico è una macchina vecchia, vecchissima. Il design è esattamente lo stesso del 2016. Sì, avete capito bene, 2016. Queste bombature, questi profili netti sono un po' fuori tempo massimo. Apple con i Pro 14 e 16 e soprattutto con Air M2 ha dato una svecchiata importante. E se proprio volevi mantenere il Pro 13 dovevi aggiornare dannato design. Che sia resistente non lo metto in dubbio, nella riprova del mio vecchio Pro M1 vi ho fatto vedere che è praticamente nuovo dopo un anno e mezzo, ma l'assenza di una dotazione di porte decenti è grave, e lo è ancor di più perché si è voluto penalizzare questo prodotto. E poi c'è ancora quella touch bar a prendere muffa, abbandonata da tutti, da Apple, dagli sviluppatori, da macOS che ha replicato le sue funzioni nella nuova interfaccia grafica fin da Big Sur. Insomma, un disastro, e non è nemmeno giustificabile con la questione delle scorte di magazzino, perché è evidente che Apple non ha voluto cambiare proprio nulla. Per dire, in questa mega cornice superiore del display non poteva andarci una webcam a 1080p, doveva per forza rimanere questa 720p. Non hanno fatto lo sforzo nemmeno di migliorare la webcam. Quanto ti può costare una webcam? Che poi è normale, migliorare la webcam avrebbe fatto salire il prezzo, no? Ah, cosa? Non è cambiato nulla ed il prezzo è salito lo stesso. Ma vado con calma perché ho ancora tante cose da dire, come se ne ho, però voglio specificare una cosa sul prezzo che svelerò dopo. Ragazzi, online ho visto tantissime persone provare a giustificare l'aumento di prezzo e io non voglio fare dissing con nessuno, anzi accolgo con piacere l'opinione di tutti, ma davvero mi state dicendo che non si poteva fare meglio con un prodotto che è uguale dal 2016? Davvero mi volete dire che Apple certi costi non li abbia già ammortizzati da anni? E dai, per giustificare un prezzo del genere su una macchina del genere bisogna solo spegnere e basta il cervello. Comunque andiamo avanti. Si salva qualcosa da questa super operazione di riciclo? Sì, la tastiera e trackpad sono sempre eccezionali. Non finirò mai di dirlo, sono la marcia in più dei MacBook. È una combo micidiale per comodità e precisione. Ed anche la qualità del display in fin dei conti è valida, ma non si può non notare la quantità di cornici enormi, il fatto che non abbia un refresh rate elevato e che anche un Air M2 fa meglio di questo che è un Pro. Cioè, un Air che ha un display più ottimizzato di un Pro. Ma esattamente questo di Pro cosa? E se vogliamo dirla tutta, anche con il Silicon M1 io ho sempre consigliato Air M1 perché le differenze tra Air e Pro erano così minime che il Pro aveva già perso di valore e quest'anno viene demolito dal MacBook Air. Già questo dovrebbe darvi un indizio di quanto questo prodotto sia concettualmente sbagliato e di quanto sia inutile la sua commercializzazione. Però almeno una singola novità c'è ed è il SoC Apple Silicon M2. Però aspettate che ho bisogno di lamentarmi ancora di una cosa prima di vedere le differenze tra M1 e M2. La storia della velocità della memoria interna dell'SSD che ho soprannominato la scammata suprema. Andando a fare i benchmark ho notato che il risultato del MacBook Pro M2 era nettamente più basso rispetto al modulo installato nel MacBook Pro M1. Ho rifatto il test più volte e nulla, sempre più basso. E proprio mentre facevo ancora benchmark e cercavo di capire perché il risultato fosse più basso, la notizia era esplosa online e molti hanno detto apritelo, vedete che ci sono delle differenze. Ovviamente avevo già intenzione di aprirlo, quindi l'ho fatto ed oggettivamente internamente sono uguali. I due SoC vengono dissipati con lo stesso sistema, con la differenza che un modulo RAW di storage è mancante in Silicon M2. In parole povere, sul vecchio modello di Silicon M1 Apple utilizzava due moduli che grazie al controller integrato potevano lavorare in parallelo ed essere molto più veloci. Su M2 il modulo è singolo ed è molto molto più lento. È tutta qui la questione? Ovviamente no, perché
Apple poteva anche prendere un singolo modulo molto più veloce di quello che è installato nel MacBook Pro M2. Poteva prendere un qualsiasi PCI Express 3.0, 4.0 presente sul mercato. Vabbè, ovviamente questo è un esempio, però ciò non toglie che questa resta una macchina che non solo non si può aggiornare, ma che nel solo modello da 256 GB ha anche la memoria più lenta del modello precedente. Una mossa del genere da Apple veramente non me l'aspettavo. È un colpo basso inserire un modulo più lento e non specificarlo da nessuna parte. In più, su un prodotto già riciclato fino al midollo com'è questo. Spero che Apple non abbia fatto la stessa cosa con Air M2, perché adesso ho un po' di paura. Ma ora c'è da capire quanto scarto di prestazioni c'è tra M1 e M2. Il Silicon M2 dal punto di vista tecnico non cambia moltissimo, ma è normale. Il processo produttivo è sempre a 5 nanometri, ma di seconda generazione. La CPU è sempre 8 core, 4P4, con i P-core che vanno più veloci anche grazie alla nuova cache, mentre le core sono state ottimizzate per migliorare l'efficienza. La GPU passa a 10 core anche sul modello base. C'è il nuovo Neural Engine e soprattutto il nuovo Media Engine. Prima di partire con benchmark e test sul campo, voglio specificare che sto confrontando le versioni di MacBook Pro M1 8256 con MacBook Pro M2 sempre 8256 nella versione entry, con la sola differenza che qui c'è una GPU ad 8 core e qui c'è una GPU a 10 core. Ah, e specifico anche che la temperatura della stanza è di circa 25 gradi grazie a aria condizionata. Il primo test è molto semplice e riguarda Geekbench. Il MacBook Pro M2 ha totalizzato circa 1875 punti in single core e oltre 8566 in multicore, migliorando un po' rispetto ai 1736 in single core e 7540 in multicore del MacBook Pro M1. In Cinebench il risultato in single core tra M1 e M2 è molto simile: 1577 punti per M2, 1513 per Pro M1. La cosa interessante è che il Pro M1 non ha attivato la ventola e resta fermo su 54 gradi, mentre Pro M2 arriva a 60 gradi e fa partire la ventola a 2200 RPM. È interessante che su M2 la ventola parte prima e si fa sentire di più, però in fondo è normale, i P-core sono più potenti e spingono di più. Nel test multicore di Cinebench la temperatura sale ancora su entrambi e il MacBook Pro M1 arriva a oltre 7600 punti con una temperatura di 60 gradi, il MacBook Pro M2 va oltre con 8575 punti e con una temperatura di 66 gradi. Da questo test posso dirvi una cosa: a 60 gradi il MacBook Pro M1 attiva la ventola che gira pianissimo a 1200 RPM, praticamente impossibile da udire, mentre M2 a 66 gradi fa partire le ventole a 3200 RPM, decisamente più veloci del solito, leggermente più udibili. Ma andiamo avanti e spostiamoci a qualche test più concreto sul campo, e per farlo ho aspettato che la temperatura si abbassasse a 36 gradi su entrambi i modelli e con la solita conversione 4K in Full HD di un video dal peso di 1 giga con handbrake, il MacBook Pro M1 dopo un minutino raggiunge 70 gradi con la ventola attiva a 1800 RPM, mentre M2 arriva a 76 gradi con la ventola oltre i 7100 RPM. Chiaramente la conversione viene chiusa prima di M2. Ragazzi, su M2 la ventola parte prima, spinge molto di più, fa decisamente più rumore, e devo dire che su M1 era davvero difficile farla arrivare a 7000 RPM. Su M2 è semplicissimo. Ah, e comunque lo so che su YouTube avete visto che M2 arriva anche oltre 100 gradi, ed è vero, ve lo confermo, è possibile spingerla tanto, ma devo dire che anche quello è un test irreale, che praticamente anche nell'utilizzo quotidiano bello spinto non sarà replicabile, non ci arrivate mai. Vi dovete mettere lì, dovete fare degli stress test assurdi, incredibili o delle operazioni non pensate per questa macchina. Ma andiamo avanti. Su Photoshop ho applicato un filtro sfocatura radiale con fattore 100, rotazione e qualità migliore di un file RAW Hasselblad da peso altissimo, altissima risoluzione. Il filtro è stato applicato in 24 secondi su M2, mentre M1 ci mette 38 secondi. In Premiere, con la solita mini timeline di un file 8K RAW RED, il MacBook Pro M1 ha chiuso le esportazioni in 4K in 37 secondi, mentre M2 con il nuovo Media Engine va più forte, chiudendo prima ma non troppo 29 secondi. Ma per valutare le prestazioni nelle operazioni prolungate, ho creato una timeline di 10 minuti in 4K con un file RAW RED ed una pesante color correction applicata. Dopo 10 minuti di rendering, il MacBook Pro M1 ha una temperatura di 70 gradi e picchi di 3500 RPM per
la ventola che inizia a farsi rumorosa. In queste condizioni aveva completato il 19%. Il MacBook Pro M2 dopo 10 minuti aveva completato ben il 45%. La temperatura era fissa a 76 gradi con ventola a 7200 rpm. E qui si sente tantissimo la differenza del nuovo Media Engine. Poi ho stoppato il rendering e ho misurato quanto tempo ci vuole per far smaltire tutto il calore accumulato. In meno di un minuto dalla chiusura del rendering, il MacBook Pro M1 si è assestato a 49 gradi con la ventola a 1200 rpm, che come già detto è super silenziosa, mentre il MacBook Pro M2 in un minuto era ancora a 60 gradi con ventola oltre a 6000 rpm. Dopo 3 minuti il MacBook Pro M1 ha spento del tutto la ventola e si è assestato a 35 gradi. Per fare questo il Pro M2 ci ha messo circa un minuto in più. Il miglioramento sulla GPU c'è e i benchmark come Geekbench, Metal, 3D Mark, Wildlife ed anche il gaming, unico gioco Tomb Raider, lo confermano. Non è un miglioramento incredibile, ma già nella versione entry di Silicon M2 si offre qualcosa in più in termini di potenza grafica. Anche la durata della batteria è la stessa, il modulo è da 58,2 watt/ora sia per MacBook Pro M1 che per MacBook Pro M2. La durata è più o meno la stessa, ma con il fatto che M2 spinge di più con i P-Core e consuma di più, e quindi nell'operazione ad alto carico dura circa 30 minuti meno, mentre con gli E-Core ottimizzati di M2 dura circa 25 minuti in più con un tipo di utilizzo leggero. In ogni caso, entrambi superano tranquillamente le 12 ore di utilizzo e quindi anche il Silicon M2 mantiene quel rapporto magico tra prestazioni e consumi. E quindi sì ragazzi, come prevedibile il Silicon M2 va più forte di un bel po' sulla CPU sia in single core che in multicore, e soprattutto per la GPU, il vero punto debole di M1, ora migliorati in M2, ma voglio farvi notare che M2 è comunque più scarso di M1 Pro e che anche sotto il profilo della GPU M1 Pro non era rivoluzionario. Per puntare ad una GPU soddisfacente bisognava andare su M1 Max. Quindi al prezzo di 1629 euro questo MacBook Pro M2, che senso ha? Per chi è? Ragazzi, semplicemente per nessuno. È una macchina che non doveva vedere la luce ufficiale. Come vi ho sempre detto, Apple si è permessa di tenere i prezzi bassi con M1 per tantissime ragioni, e che era una vera e propria occasione unica. Già con M1 Pro e M1 Max si è saliti parecchio, ma l'aumento di prezzo su questo notebook riciclato è davvero qualcosa di imperdonabile. State nella larga, davvero. Io l'ho provato e mi sento sicuro del consiglio che vi do. Non sprecate i vostri soldi. Se avete un budget limitato, andate su Air M1 e recuperate il video di Air M1 contro Pro M1 per capire che le differenze sono davvero minime. Se invece avete un budget già più alto, un budget più impegnativo, andate sul MacBook Pro 14 con M1 Pro, che è decisamente un'altra macchina, non solo a questo catorcio di Pro M2, ma anche rispetto al costosissimo MacBook Air M2. Questa è una mossa davvero poco corretta da parte di Apple, e qualsiasi altro brand sarebbe stato criticato in maniera incredibile. Su questo canale si fanno i complimenti, si tessono le lodi quando è giusto che sia, e allo stesso modo si deve criticare quando è giusto farlo, e per questo voglio lanciarvi un messaggio molto forte. Nessuno aveva bisogno di questo MacBook Pro M2, e citando Mick su tutto Android, questa è spazzatura tecnologica. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Sì, lo so, è un video forte, ma volevo proprio darvi un messaggio forte per discutere con voi in maniera sincera nei commenti, e quindi nulla. Ci sentiamo nei commenti. Un saluto da Bernardo per tuttotech.net. Ciao!